Grazie. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare Gianluca e gli altri organizzatori di questo convegno per l'invito, perché ogni volta che ho l'opportunità di incontrare tanta gente e poi di trasmettere su Salvo 5.0 le informazioni come quelle a cui abbiamo assistito oggi, per me ovviamente è un'occasione imperdibile. E quindi veramente grazie, ma non così per dire, perché veramente ci tengo, perché ho visto nella chat che tanti utenti erano veramente molto molto contenti e soddisfatti di quello che hanno sentito. Beh, poi allora io sono qui perché appunto da un paio d'anni ho cominciato a cercare di fare informazione in modo assolutamente, come dicono alcuni, sgarrupato, ho fatto come in casa, nulla di professionale, però semplicemente con un'idea in mente, cioè quella di informarmi in modo libero e provare a informare gli altri in modo altrettanto libero, quindi senza nessun tipo di legami, eccetera. Quindi vabbè, probabilmente qualcuno di voi mi conosce per la mia storia di attivista. Io sono stato attivista convinto per un bel po' di tempo, poi ho deciso a un certo punto di mollare l'attivismo politico, era con il Movimento 5 Stelle, proprio perché mi sono reso conto che fin quando io fossi stato un attivista non ero del tutto libero, perché magari se dovevo muovere una critica a una cosa che faceva Beppe o qualcun altro, dicevo, ah, però sono uno di loro, come faccio, eccetera, ah, ma guarda questo e così. Questo in primis. E poi perché se devi essere veramente libero, tu puoi testimoniare quello in cui credi o in cui hai creduto, però a quel punto devi rompere il cordone ombelicale. Insomma, alla fine, per farvela breve, a dicembre del 2013, quindi ormai quasi un anno e mezzo fa, ho deciso di smettere di essere un attivista, poi conservo rapporti di amicizia, di affetto per tantissimi di loro, naturalmente. Tante cose che fanno, per esempio l'ultimo post di Beppe dove ha detto basta con le parole, ho detto cazzo, ci sei arrivato finalmente, era da 2 anni che te lo chiedevo, quindi mi sono preso anche il merito, ecco, di averlo svegliato. Ovviamente lui non sa neanche che io ho fatto degli appelli a lui, Beppe, lasciane 10 alla Camera e 10 al Senato, gli altri in mezzo alla strada a spiegare auriti. Però io, nella mia somma, come si può dire, megalomania, mi sono convinto che fosse in qualche modo influenzato. Per esempio, io ospito da 2 anni persone come Marco Saba, come Cosimo Massaro, come Daniele Page, Nicoletta Marina Forcheri e tanti altri nel mio canale. Finalmente sul blog di Beppe Grillo appare un'intervista a Daniele Page, che io intervisto da anni, fa una rubrica tutti i lunedì sul mio canale e dico, oh che bello, cazzo, si parla di auriti sul blog di Beppe Grillo, che prima tutti mi... Come? Vabbè, sì, l'hanno tagliata un po', però dai, comunque si è parlato di auriti, questo è innegabile. E prima tutti dicevano, ah, ma Beppe nel 97, ai tempi di Apocalisse Morbida, parlava di auriti, adesso non ne parla più. Bene, finalmente ne riparla. Quindi in qualche modo, a forza di pungolare da una parte e dall'altra, la gente che protesta, eccetera, finalmente... Forse hanno capito che il concetto che Beppe diceva, se entri nel signoraggio è un turbine, poi non esci più, eccetera, eccetera. Questa io gliel'ho detto anche ieri, nel mio, mi scappa la diretta di ieri, ho detto, senti Beppe, io ti voglio bene, ma questa è una stupidaggine. Ho usato un'altra parola che finisce per ata. La stessa cosa la dicono tanti giornalisti, anche il mio amico Gianluigi Paragone dice che non si può parlare di auriti perché la gente non lo capisce. Ma chi l'ha detto? Io queste cose le spiego anche a bambini di 5 anni e lo capiscono facile, basta fargli qualche esempio. L'esempio dell'arancia, per esempio, che spesso racconta Marco Saba o tanti altri, cioè è veramente un concetto elementare. Forse è più complicato capirlo per un adulto perché è stato imbottito di stupidaggini per 40 anni magari, ma comunque sono concetti che si possono comprendere facilmente. E allora, insomma, io ho deciso che è molto più importante fare informazione che fare politica, perché la politica fatta all'interno del palazzo, se non si raggiunge la consapevolezza della gente, non serve a niente, perché la gente vuole sentir parlare di mafia capitale, di corruzione, di queste cose qui, senza capire che quant'è la corruzione, c'è chi dice 60 miliardi, c'è chi dice 120. Facciamo una cosa, diciamo 200? Siete d'accordo? C'è qualcuno che offre di più? Ok, 200 miliardi di corruzione. Marco Saba 2 ore fa ci ha detto che le banche rubano 2.100 miliardi, cioè più di 10 volte quello che probabilmente è la corruzione. E allora di che cosa stiamo parlando? Io dico sempre, cioè, scusate se insisto sul movimento, ma c'è proprio questo affetto antico, cioè. Risorse come Luigi Di Maio, che è una persona stupenda, che quando va in televisione la gente ha orgasmi cerebrali a sentir parlare Luigi, è una risorsa sprecata, per me dovrebbe essere patrimonio dell'UNESCO, ma non per parlare di mafia capitale, per parlare di auriti, per parlare della truffa delle banche.
Non si sente. Ma non importa, ma vedi, ma scusami, sta parlando di 50.000 euro, ma senti, ma non sono niente. Stiamo parlando di 200 miliardi di corruzione che non sono niente e tu mi parli di 50.000 euro. Non ha senso, scusami. Quindi io dico che veramente se non c'è la consapevolezza della gente, tutto il resto... Ipotizziamo che per miracolo domani va al governo il gruppo politico più illuminato del mondo, proprio ancora meglio del Movimento 5 Stelle. Non fa niente, l'abbiamo visto, al Ministero delle Infrastrutture, chi era il ministro? Lupi? No, era in calza il vero ministro, ombra. Al Ministero della Giustizia, chi è? Non so neanche chi è il ministro, come si chiama il ministro della Giustizia adesso? Orlando, non è mica lui, è il capo di gabinetto, ora non mi ricordo il nome, ma il mio amico Paolo Ferraro mi ha spiegato chi è il vero ministro ombra della giustizia, e questo vale per tutti i ministeri. Cioè, non esiste un governo che possa veramente fare le cose fino a quando non c'è la consapevolezza del popolo. La stessa cosa vale anche per i tribunali. Per esempio, oggi in Italia abbiamo due magistrati, uno è Varone, che proprio mi pare che sia proprio di questi posti qui, e l'altro è Ruggiero, che è a Trani. Bene, che sono due eroi. Ruggero sta facendo delle cose pazzesche contro le agenzie di rating, eccetera, eccetera. Però purtroppo questi qui sono lasciati soli, rischiano ogni giorno di essere trasferiti, se non peggio. Quando possiamo sperare che sempre più magistrati intraprendano questa strada? Quando si capiscono, quando si rendono conto che il popolo è dalla loro parte. In questo momento purtroppo ci sono, una parte di giudici corrotti, lo sappiamo, ce lo diceva Rossella prima, che prendono proprio le bustarelle, ok? Poi un'altra parte, che secondo me è la più grande, che sono onesti ma ignoranti e soprattutto non hanno le palle, perché sanno che la gente queste cose non le capisce, quindi dice io mi devo mettere, per esempio io presenterò, spero settimana prossima, comunque a breve, una denuncia penale contro Federico Ghizzoni e tutto il consiglio di amministrazione di Banca Unicredit, perché io ho due mutui con Unicredit, non pago da maggio del 2014, per tutti i motivi che vi ha spiegato prima Rossella, e però subisco delle minacce tutti i giorni. Settimana scorsa mi telefona la mia ex moglie piangendo, dicendo che aveva ricevuto una lettera dove dicevano questi 12.000 euro che tu ci devi dare ce li prendiamo da un altro tuo conto dove sei inattivo, cosa che non possono assolutamente fare perché il conto è il suo conto è solo suo, il mutuo è cointestato, per tutta una serie di cose non si può fare. Però loro lo scrivono, ovviamente scrivono la clausola se previsto dalle norme contrattuali. Quindi io se li vado a denunciare per minaccia dicono no, ma noi ti abbiamo scritto se previsto dalle norme contrattuali. Tu aspetta che io faccio la denuncia e posso parlare tu per tu col giudice. Me ne sbatto le palle se c'è scritto, se è previsto. La mia ex moglie era terrorizzata quando ha ricevuto quella lettera, perché loro usano questo sbilancio, no? La banca, la grande banca contro un piccolo cittadino. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo essere pronti a rischiare una fettina del nostro fondoschiena, perché fino a quando aspettiamo che venga il Beppe Grillo di turno, il Salvatore della Patria di turno, non succederà mai niente. Dobbiamo essere noi a metterci in gioco, a fare delle denunce, a rischio anche di essere controdenunciati per calunnia o per diffamazione, visto che io di queste cose parlo sempre in diretta con centinaia di persone che mi ascoltano, però dobbiamo farle queste cose. Se diventeremo, infatti io dico, quanti minuti ho? 5. Maledetta a caso però, non ce l'hai un orologio. Vabbè, comunque mi bastano, anche quattro. Quindi io ho lanciato una campagna che si intitola Adotta una banca denunciandola. Ognuno di noi ha dei contatti con la banca. Bene, io per esempio ho contatti con due mutui con Unicredit, denuncerò Unicredit. Magari tu ce l'hai con Intesa o con un'altra banca. Se ognuno di noi va a fare una denuncia, e queste denunce diventano migliaia, i giudici dicono, cavolo, si stanno svegliando finalmente questi caproni. Beh, allora forse magari qualcuno di questi viene rinviato a giudizio e poi io non lo voglio in galera, io non voglio Ghizzoni in galera. Io Ghizzoni vorrei andarci a mangiare una pizza con lui, vorrei che lui capisse che deve smettere di... No, io non sono vendicativo. Quindi deve smettere di pagare bustarelle ai giudici e magari altre bustarelle che poi vanno a finanziare l'ISIS o altre cose, e invece pagare un po' di tasse, fare un bilancio pulito, come ci ha spiegato Marco, e quindi con un bilancio pulito automaticamente abbiamo già un gettito, magari col 27%, di 600-700 miliardi. 600-700 miliardi di gettito fiscale che oggi è zero delle banche. Voi potete immaginare quanti redditi di cittadinanza, quanti ospedali, quante scuole potremmo fare con tutti quei soldi lì. Ecco, basta questo. Quindi questa è la mia campagna che ho lanciato, spero veramente che diventi virale. Soprattutto ho chiesto qui, sì, che la politica potrebbe essere utile, perché voi immaginate se un Beppe Grillo, che appena dice qualcosa dice devo fare uno scorreggio, ha 20 giornalisti appresso che sono lì pronti a sentire la puzza, se lui dicesse conferenza stampa ho denunciato la banca Carige,
Poi l'indomani arriva Alessandro Di Battista, ho denunciato la Banca di Roma. L'indomani ancora arriva Paola Taverna, ho denunciato la Banca Intesa. Lo capite la guerra che succederebbe? I media a parlare di queste cose, la gente dice, cavolo, ma qua si possono denunciare le banche? Ah, ci picchia, allora lo faccio anch'io. E a quel punto potremo arrivare all'obiettivo, ripeto, nessuno in galera, semplicemente rimettere le cose a posto. Anziché aspettare che Papa Francesco accolga l'invito di Marco Saba di aprire una banca onesta, potremmo trasformare in oneste tutte le banche esistenti. Secondo me è possibile, basta che ci mettiamo d'accordo e siamo un pochino più di pochi pazzi sparsi per l'Italia, fossimo 1.000, 2.000, 3.000, è fattibile domani mattina, questa è la mia opinione. Ecco perché ho capito che l'informazione è importante, la rete è importante. Oggi a pranzo ho parlato proprio con... Allegretti, chiedo scusa, ho parlato, eccolo, è Nico Allegretti, ecco perché è Nicoletti, chiedo scusa, con Allegretti ho detto facciamo una bella intervista, spieghiamo queste cose alle persone, perché oggi io sono convinto, nonostante ci sentiamo ganzi, noi la rete, siamo dei trogloditi della rete in questo momento, noi non la stiamo usando affatto. Se noi riuscissimo, va bene che la rete in Italia fa schifo e c'è qui lui che ci spiegherà perché e come si può migliorare, ma se noi veramente riuscissimo a utilizzare la rete con tutte le potenzialità che offre, potremmo diventare veramente un popolo sovrano, come ci insegna una scuola e come purtroppo non è. Io ho finito, grazie.